e lo stiamo anche dimostrando ancora una volta questa sera. Vogliamo essere chiari, vogliamo essere vicini a voi e nello stesso tempo vogliamo anche i vostri pareri, i vostri suggerimenti per poter governare bene. Noi siamo convinti che in questi quattro mesi abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato per la nostra comunità con impegno, con sacrifici, con abnegazione e soprattutto abbiamo con atti ufficiali fatto tante cose. Questa sera ci limiteremo soltanto a parlare dell'ordine del giorno, che sono le tasse, i tributi che in questi giorni abbiamo tutti ricevuto a casa, maggiorate del 100%, per un dissesto che la popolazione di Guardavalle non lo voleva, è stato fatto. E adesso voglio spiegarvi, giustamente in poche parole, in pochi minuti, la cronistoria di quello che è successo dal 2011 al 28 maggio del 2013. Quindi maggio 2011, quando l'amministrazione a guida dell'architetto Giuseppe Tedesco aveva vinto le elezioni. Dal primo giorno del dopo elezioni si è andato alla ricerca del dissesto economico, senza pensare ad altro, fregandosene dei beni dei cittadini di Guardavalle, con il solo obiettivo della Corte dei Conti, per pagare e per far pagare ai vecchi amministratori i danni, secondo loro, causati appunto dall'ex sindaco, il dottor Antonio Tedesco, e della sua maggioranza. Già nei primi giorni in comune c'era fibrillazione con la presenza dell'attuale commissario liquidatore che girava negli uffici comunali accompagnato dai vertici di Forza Italia, e sono bastati solo alcuni atti amministrativi per decidere che il nostro comune doveva essere dichiarato dissestato. La loro fragilità amministrativa e le missioni alcune volte diverse tra loro hanno portato alla fine alle dimissioni del sindaco, che in modo superficiale, senza pensare a cosa succedesse il giorno dopo, hanno fatto un passo indietro e si è dimesso. Le sue dimissioni hanno fatto arrivare i commissari che, fregandosene di tutto e di tutti, hanno portato a compimento il progetto iniziale, nonostante la nostra presenza costante in comune per cercare di dialogare, che poi alla fine è risultato inutile. Anzi, la loro arroganza, parlo dei commissari, ci ha costretti anche a chiedere un incontro in prefettura alla presenza del prefetto, dove insieme al vice sindaco Peppe Caristo abbiamo cercato di instaurare un dialogo costruttivo, cercando anche di spiegargli alcuni passaggi che la legge permetteva in quel momento particolare, che era quello di presentare uno specifico prospetto di riequilibrio finanziario, il 243 bis previsto dal decreto Monti, attraverso un piano pluriennale, ma hanno fatto orecchie di mercante per arrivare alla fine all'8 gennaio 2013. Ripeto, 8 gennaio 2013, quando la commissaria Costanzo Pino, con la delibera numero 2 dell'8 gennaio, sarò ripetitivo ma deve entrare in testa la gente, 8 gennaio 2013, ha dichiarato il dissesto finanziario dell'ente. Un gruppo numeroso di cittadini di Guardavalle, compreso gli amministratori di maggioranza attuali e anche l'ex amministratore di maggioranza Toto Pulli, abbiamo impugnato tale decisione, facendo ricorso al TAR regionale, perché secondo noi è stato fatto un atto illegittimo e soprattutto molto superficiale, dove l'eccesso di potere, la carenza di presupposti, l'illogicità, il difetto assoluto di istruttoria sono emersi nell'atto fatto a danno dei cittadini di Guardavalle. È arrivato il commissario liquidatore, nominato dal Ministero, che è la stessa persona che girava nei primi giorni di insediamento dell'amministrazione dell'architetto Tedesco.
Pura coincidenza? Ma. Si è iniziato a conteggiare il dissesto, ma alla data di oggi non abbiamo dati certi. Alla data di oggi non abbiamo dati certi. Non sappiamo quant'è il debito che il Comune ha verso tutti i creditori. Tutto questo per farvi capire, cari cittadini, di come criminali politici di Guardavalle hanno voluto far cadere in questa grave situazione la nostra comunità. Al nostro ricorso, che si discuterà nel merito il 14 gennaio del 2014, la commissaria Pino Costanzo ha pensato bene di tutelarsi a tale ricorso, mettendo un avvocato che non sappiamo quanto ci costerà all'ente e a noi cittadini. Intanto l'avvocato Reina, nominato dalla commissaria, ha già mandato un piccolo acconto, 10.000 euro, che i cittadini di Guardavalle dobbiamo pagare perché lui possa continuare a difendere la commissaria e lasciare che il dissesto possa essere poi alla fine concretizzato. E saranno poi 5 anni dolorosi per tutti noi. Mentre per quanto riguarda il discorso del commissario liquidatore, la cifra è leggermente più alta. Parliamo alla fine, se dovesse continuare questo percorso criminale, il Comune, noi cittadini, dovremmo pagare circa 200-250 mila euro del lavoro che sta facendo. Al di là di tutto questo, poi passerò la parola all'assessore dottore Scoleri, lui è l'assessore al bilancio, parlerà proprio di fatti concreti, di numeri e soprattutto di errori, errori tanti, che si sono evidenziati in questo periodo, dove gli amministratori si stanno impegnando a 340 gradi. Poi una piccola parentesi, questa amministrazione ha una guida autorevole, ce l'ha tutto curri nel sindaco, perché il sindaco ha preso 1.700 e passa voti, vuol dire che tutta la cittadinanza ha votato l'autorevolezza di questo sindaco. Ma la cosa più bella è che siamo tutti autorevoli, perché questo è un gruppo che ha deciso di impegnarsi, perché nel momento in cui abbiamo deciso di candidarci, sapevamo quello che trovavamo, certo, non a questi livelli, perché poi noi faremo altre riunioni cadenzate nel tempo, perché ormai siamo già alla quarta riunione che facciamo, l'abbiamo fatto con i dipendenti, l'abbiamo fatto con le associazioni. Vogliamo continuare in questo, anche perché voi, insomma, la vostra presenza gradita, numerosa, non fa che farci piacere, vuol dire che volete sapere, volete conoscere gli atti amministrativi, e quindi noi siamo per questo, vogliamo che questa comunità cambi e lo faremo a tutti i livelli. Grazie, passo la parola all'assessore Scoleri. Buonasera a tutti. Io cercherò di essere sintetico, perché credo che sia giusto lasciare la parola a tutti voi che siete qui presenti per qualsiasi domanda e qualsiasi dubbio circa la problematica delle tasse comunali. Se oggi ci troviamo qui a parlare di tasse alle stelle, diciamo che è tutta colpa di questo maledetto dissesto, come ha detto già il sindaco in precedenza e come ripetiamo da circa un anno. Un dissesto voluto, preparato proprio dall'ex amministrazione di centrodestra, dichiarato successivamente a gennaio 2013 dal commissario prefettizio, ma soprattutto un dissesto che deve essere pagato e sopportato da tutti noi cittadini di Guardavalle. Io credo che non siamo capaci a sopportare queste tasse per 5 anni. Credo che siete d'accordo con me su questo. Diciamo inoltre che si tratta di un dissesto dichiarato con molta superficialità, perché, come ripetiamo sempre, non c'erano le condizioni per dichiarare il dissesto. Sicuramente il Comune di Guardavalle non si trova in condizioni peggiori degli altri comuni, anzi, da una prima analisi, sicuramente Guardavalle è in grado di offrire ai cittadini servizi indispensabili per quanto riguarda la spazzatura, per quanto riguarda servizi mensa. Noi ci siamo attivati per fornire tutti questi servizi e credo ci stiamo riuscendo bene, pagando
puntualmente tutti quanti questi fornitori. Una dichiarazione di dissesto, ho detto, dichiarata in modo superficiale, come in modo superficiale sono state le delibere del commissario per quanto riguarda le tasse comunali. Quindi mettiamo un attimino da parte l'aspetto politico e passiamo a quello tecnico, partendo da quello che è successo, diciamo, in quest'ultimo anno. Ottobre 2012, dimissioni del sindaco, arriva il commissario prefettizio, l'8 gennaio dichiarazione dello stato di dissesto, insieme, e questo va sottolineato, ai tecnici portati qui a Guardavalle dall'ex amministrazione. Quindi un dissesto dichiarato da gente fuori di Guardavalle, ma che lo deve sopportare la comunità di Guardavalle. Questo deve essere chiaro. Quindi passiamo quindi ad analizzare quest'ultimo anno, partendo proprio dall'8 gennaio, data dichiarazione del dissesto finanziario, come poi impone la legge, entro 30 giorni delibere di aumento di tutte le aliquote e delle tariffe al massimo consentito della legge per quanto riguarda alcuni servizi tipo la TARSU, quindi il servizio di nettezza urbana, l'obbligo del comune di coprire il 100% del costo sostenuto per il pagamento di questo servizio. Quindi dichiarazione di dissesto, 4 febbraio delibere al massimo, con l'errore della retroattività, cioè con la decorrenza di queste tariffe a partire dal 1 gennaio 2012. Successivamente poi, in data 15 maggio se non erro, quindi a 10 giorni dalle elezioni, il commissario prefettizio insieme al ragioniere inviano al Ministero un'ipotesi di bilancio riequilibrato per l'anno 2012 con previsioni di entrata come da delibere del commissario prefettizio, quindi bilancio 2012 già con tariffe al massimo. In data a giugno 2013 riceviamo una nota da parte del Ministero dove ci chiede il perché la riscossione per quanto riguarda il 2012 è ancora ferma. Ci attiviamo subito col Ministero, chiediamo l'appuntamento, finché non arriva i primi di ottobre ci ricevono al Ministero e poniamo questo problema proprio delle tariffe. Diciamo che non si può procedere alla riscossione per quanto riguarda il 2012 perché c'è un problema di illegittimità di quelle delibere e quindi noi non ci possiamo assumere la responsabilità di mandare ruoli suppletivi per il 2012 perché c'è un problema di eventuali ricorsi e quindi si rischia il comune di oltre a pagare a restituire soldi ai cittadini, pagare anche legali, interessi, eccetera, eccetera. Come si esce adesso da questo problema? Quindi è chiaro che le tasse al massimo non le abbiamo sicuramente inserite noi, perché noi ce li siamo trovati sia in bilancio sia con le delibere commissariali del 4 febbraio 2013. Adesso c'è un piccolo problema. Come si esce da questa situazione per quanto riguarda il 2012? Noi per il 2012 quindi non mandiamo nessun ruolo suppletivo perché con protocollo del 10-10-2013 ci è arrivato finalmente il parere da parte del Ministero che dice che dato che la manovra tariffaria è stata posta in essere nell'anno 2013 potrà espletare i propri effetti soltanto dall'anno 2013, stante l'irretroattività disposta dall'articolo 3 della legge dello statuto del contribuente. Quindi i commissari, oltre a dichiarare un dissesto evitabilissimo con tutte le novità normative, il fondo valutazione crediti, piano di riequilibrio decennale, DL 35 subentrato del 2013, sono stati superficiali soprattutto nell'adottare queste delibere. Adesso noi ci troviamo un piccolo problema tecnico per quanto riguarda il ruolo del servizio idrico, che noi
non abbiamo stabilito aliquote e tariffe. Noi, con quelle delibere che ci siamo trovati, abbiamo soltanto stabilito le rate. Stante adesso a questo parere del Ministero, dobbiamo procedere a una rettifica del ruolo per quanto riguarda il servizio idrico. Finalmente, dopo la bastonata che è arrivata ai cittadini, finalmente una buona notizia. Quindi parlo in termini proprio semplici. E se il ruolo e servizio idrico, perché stiamo parlando di ruolo 2012, era come cifra complessiva 200 euro con le nuove tariffe che mi è arrivata a casa, dobbiamo rettificarlo, quindi sospendiamo temporaneamente il versamento della seconda rata, quella di novembre, finché non riceverete un nuovo avviso di pagare soltanto la differenza. Quindi con le tariffe vecchie esce un ruolo di 150 euro, se avete già pagato 100 euro verserete soltanto al saldo i 50 euro. Quindi finalmente la buona notizia. Per quanto riguarda invece il servizio dei rifiuti, crediamo che ci sia poco da fare, almeno per il ruolo 2013, perché è vero che noi abbiamo con delibera di giunta determinato le rate per quanto riguarda il 2013, stante sempre alle aliquote del commissario. Però, dato che in quella delibera c'è che si deve procedere al pagamento del ruolo 2012, questo viene superato dal fatto che il comune è stato di dissesto e il comune, essendo stato di dissesto, deve coprire al 100% il costo del servizio. Quindi, dispiace dirlo, ma allo stato attuale la tariffa rifiuti va pagata. Infatti, sempre in questa nota qui del Ministero ci dice che l'ente deve presentare un bilancio pluriennale, quindi 2013, 2014 e 2015, dove si possa verificare che la manovra tariffaria prevista dall'articolo 251 è stata posta in essere. Quindi per il 2013, dispiace dirlo, ma mi sa che c'è poco da fare. Speriamo che dall'anno 2014 riusciamo ad abbassare questa tariffa rifiuti. Infatti stiamo già preparando il bando per la raccolta differenziata, cercando di abbassare i costi dei servizi, per cercare poi, quindi noi cittadini, perché noi siamo amministratori ma siamo come prima di tutto cittadini di Guardavalle, poter pagare di meno già a partire dall'anno 2014. Io ho concluso per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Se ci sono domande siamo qui a disposizione. Lascio la parola per la parte politica al dottore Tedesco e se ci sono domande. Io ritengo che questa sera l'amministrazione comunale ha fatto una cosa importante, una cosa buona e una cosa necessaria, che è sostanzialmente praticare la democrazia e la partecipazione e coinvolgendo la gente rispetto a tutto quello che avviene qua nel comune, soprattutto rispetto a una questione finanziaria, che non è una questione finanziaria che è nata adesso, stasera, è una situazione finanziaria vecchia, antica, datata, di cui l'amministrazione precedente, guardate, io voglio premettere perché non ho intenzione di fare nessuna polemica, non ho intenzione di additare nessuno, ma ho intenzione quantomeno di stabilire in maniera seria, in maniera politica, le responsabilità di questa situazione, che sono responsabilità politiche, responsabilità di scelte che non hanno niente a vedere con ragionamenti personali. Quindi è una precisazione che tengo a fare e io ritengo che il sindaco e l'amministrazione, di cui io faccio parte, nel senso che faccio il consigliere, sono il capogruppo, ha fatto bene a intraprendere questa iniziativa. E tanto per dirla tra parentesi, l'amministrazione precedente, che parlava di dissesto sin dal primo giorno, non si è mai degnata non solo di convocare i cittadini per parlare dei problemi finanziari e spiegare quali sono i problemi finanziari, ma non ha convocato mai nemmeno i consiglieri di opposizione, non è mai riuscita a venire in consiglio comunale
l'amministrazione precedente per dire: guardate, abbiamo questa situazione, vediamo un po' che cosa fa. Questa è già una cosa, una grande rivoluzione, secondo me, che questa amministrazione, questa nuova amministrazione, di questi giovani amministratori, che secondo me in questi mesi, che io personalmente non sono stato presente come avrei voluto, ma sicuramente io ho la sensazione che stanno lavorando, e stanno lavorando bene, e stanno lavorando mettendoci grandi e forti energie per risolvere quelli che sono i problemi, dalla relazione del sindaco, dalla relazione del dottore Scolelli, l'assessore alle finanze, si è già capito un po' quello che è il lavoro che stanno facendo, perché, come dire, l'amministrazione è entrata e si trova sulla testa il dissesto finanziario, che vede determinato dai commissari, ma predisposto e deciso politicamente dalla precedente amministrazione, senza che ce ne fossero, secondo me, le condizioni e la necessità. Porto solo un esempio: in Italia il dissesto finanziario nel comune l'ha dichiarato Guardavalle, è un altro comune, non lo dichiara Reggio, dove il ministero ha inviato dei commissari per dire: guardate, cercate di risolvere i problemi e non dichiarare il dissesto. Da nessuna parte. Io non capisco questa pazzia politica come è arrivata tanto a Guardavalle, perché Guardavalle il dissesto l'ha già vissuto, l'ha fatto già in periodo precedente, quando il sindaco era Lancellotti e poi ha gestito Montepaone e Nicolò Antonio la seconda fase del dissesto. Ma allora il dissesto veniva sostanzialmente pagato con una legge dello Stato, e tutta quella massa debitoria veniva sostanzialmente pagata come un mutuo. È vero che condizionava il comune a non fare altro e a non fare altre cose, anche Bartolo si ricorda di questa vicenda, ma sicuramente sono stati anni, nonostante questo mutuo statale, sono stati anni difficili. E doveva bastare solo questa esperienza, perché di dissesto questo paese non ne aveva assolutamente bisogno, noi per anni della posizione, non per anni perché l'amministrazione è durata più o meno un anno e qualcosa, siamo stati impegnati a dire all'amministrazione precedente di non fare il dissesto, perché questo sarebbe diventato un problema insopportabile in una comunità povera come la nostra, dove la gente ha difficoltà anche per vivere e si trova addosso tutta questa massa di tributi raddoppiati e in alcuni casi triplicati. Questa è stata una decisione di cui l'amministrazione precedente, che pensava sostanzialmente a litigare, tant'è che poi il sindaco si è dimesso, le elezioni amministrative hanno visto il centrodestra a pezzi, con due liste, una cosa che se non fosse tragica dovremmo solo metterci a ridere, però tutto possiamo fare a meno che ridere questa sera, e non solo questa sera, ma gli anni e i mesi che dovranno venire. Quindi io ritengo, tant'è che io scrissi, per chi vuole andare a rileggere tutta quella che era la cronistoria di questa vicenda amministrativa, ripetendo in maniera ossessiva che il Paese non poteva sopportare una situazione di dissesto, e nonostante questo gli amministratori precedenti, tutti, nessuno escluso, tutti hanno firmato e concordato quella scelta, forse poi a pentirsene. Magari sarebbe anche giusto attentissere a dire: guardate, forse abbiamo sbagliato, perché in un comune di vicino di Roma un sindaco aveva fatto il dissesto, poi si è pentito e ha cercato di fare di tutto. Perché io ho detto più volte che quando si parlava nei mesi scorsi di dissesto, così parlavamo, non si sapeva niente, e che poi sarebbero diventati problemi seri, oggi cominciano, ma è l'inizio
perché non è solo il problema delle tasse il dissesto è un impedimento totale a un'amministrazione a poter svolgere i propri compiti, ed è già una grande cosa che questa amministrazione ha garantito e garantisce quelli che sono i servizi essenziali, cose che prima non c'erano nella precedente amministrazione, e accusavano solamente, senza sapere amministrare, di che è tutta colpa di chi? È colpa delle vostre scelte di aver creato questa situazione, senza farla lunga, perché così è e i fatti sono questi. Questa amministrazione si trova addosso questa situazione di dissesto e intende, insieme alla cittadinanza, insieme a tutti, insieme anche all'opposizione, alle partiti politici, alle associazioni, a chiunque voglia veramente bene a questo paese, per risollevarlo da questa situazione, non solo da questa situazione, di dare un contributo, perché questa amministrazione ha sicuramente le idee chiare del percorso da fare in questo periodo, ha anche le idee chiare per dire le cose che si possono fare e quelle che non si possono fare, e avrà anche il coraggio e la forza questa amministrazione di portare avanti questi compiti. Io credo che, tra l'altro, volevo ricordarlo, l'ha detto, voglio precisarlo perché è un fatto importante, no? Che già gli effetti retroattivi del dissesto su un tributo che è quello dell'acqua, probabilmente si riesce a fare qualcosa. Perché il dissesto dichiarato un anno dopo, nella delibera del dissesto, gli effetti sono retroattivi al 2012. E quindi dovremmo andare a pagare a tariffe raddoppiate o triplicate anche tutti quelli che abbiamo pagato l'IMU e altri tributi. L'altra questione che io pongo, io credo che sarà un obiettivo perché se ne è discusso l'altra sera, che è quella di creare una forte azione amministrativa per cercare di recuperare tutte quelle che l'evasione che nonostante tutto è alta, è tanta, e questa evasione comporta sicuramente anche nei periodi di dissesto ancora maggiore peso per chi paga, e questa diventa un'ingiustizia ancora più grande, perché già chi paga deve pagare di più e deve pagare ancora di più per chi non paga, e credo questo è una scelta amministrativa che dovrebbe essere da domani intrapresa per cercare di recuperare molta, tanta evasione dei tributi che guarda valle c'è. Noi siamo estremamente molto sereni dal punto di vista politico, tranquilli, perché vogliamo fare la politica del coinvolgimento, della trasparenza e delle cose da fare. Si faranno errori? Probabilmente si faranno anche errori, ma noi siamo qua con l'amministrazione, il sindaco l'ha detto bene, con la sua totale autorevolezza e con la sua col suo impegno, con la sua abnegazione della mattina alla sera qua in comune a vedere quali sono i problemi di tutti i cittadini, no? Credo che questo percorso è un percorso che ci porta un grande impegno, ma nonostante la nostra forza dal punto di vista politico di portare avanti questi problemi, chiediamo alla cittadinanza e a tutti un coinvolgimento, oltre che a spiegare in maniera precisa quelli che sono i problemi da affrontare, sapendo che questa situazione noi l'abbiamo ereditata. È ereditata non perché era necessario, perché doveva essere così, ma sicuramente poteva essere evitato il dissesto. Questo io ne sono certo, lo sono stato sempre e lo sono ancora di più, perché la gente, io credo, che non è nelle condizioni di questo paese, questo non vuole essere un incitamento a non pagare i tributi, perché i tributi vanno pagati, altrimenti il comune salta in aria e salta in aria tutti i servizi e salta in aria ogni cosa e ogni obiettivo.
Quindi se vogliamo raggiungere gli obiettivi e far sì che questo paese possa crescere, è chiaro che questo comporterà lavoro e impegno per alcuni anni, perché risolvere questo problema che ha lasciato in maniera pesante la vecchia amministrazione, perché ha pensato solo a litigare e a non fare altro dal punto di vista amministrativo, io credo che questo è un impegno preciso dell'amministrazione e del sindaco. Grazie. Allora, adesso c'è Gregoracci che ha chiesto la parola e poi il tedesco. Prego. Posso parlare di Canada? Allora, c'è qualcosa di nuovo, c'è un'amministrazione che ha avuto un grande successo elettorale per la popolarità del sindaco, ma anche perché credo che si prende meno la fiducia nei confronti di amministrazioni e liste precedenti. Questa è una grande forza da far usare politicamente nei confronti del prefetto, del ministero e dovunque sia, una grande forza da utilizzare come forza di popolo, non soltanto come rappresentazione amministrativa, perché è molto limitativo. La riunione pubblica è una, forse questa riunione non si tiene da molti anni, mi pare, o sbaglio, discuta delle cose. Si discute perché c'è un guaio molto grosso, le tariffe raddoppiate, molto pesanti, in un periodo di crisi, in un periodo in cui molta gente ha perso il lavoro, le entrate sono diminuite, anche le indennità, gli assegni che passa lo Stato attraverso l'INPS cominciano ancora a diminuire. E faccio una cosa, è molto grave, c'è molta gente che non ha possibilità di pagare. Un medico mi diceva, la signora è venuta, ha detto prendi questa medicina, ma dottore non ho 5 euro per il ticket, perciò la cosa è molto pesante, cade una tegola sulla testa in questo periodo. C'è il dissesto finanziario, la preghiera che faccio a tutti è di rinviare le ragioni, i torti di chi sia stato responsabile o meno, non per escludere la discussione che non è giusto, perché l'urgenza è fare fronte a quello che deve venire, questo bisogna discutere. Il processo a chi è responsabile si potrà rinviare, non significa che non si debba fare, attenzione, perciò non intendo dire responsabilità o meno, ma che fare. Intanto la questione che è arrivata, acqua e fognatura, ma ci sono dei problemi sui servizi di mensa, di assistenza, eccetera, eccetera. Allora bisogna affrontare questo dissesto. Il sindaco ha detto una cosa che è molto grave, ma questa cosa, questa amministrazione, dal mese di maggio adesso, non è assolutamente responsabile. Cioè ancora non si conosce l'entità dei debiti. Questa è una cosa gravissima per una pubblica amministrazione. Dico per dire queste delle cifre casuali che non riconosco, intendiamoci. Sono 8 milioni, 200 milioni, 13 milioni, possono essere 8 milioni, 8 milioni e mezzo, questo capisco perché ci sono delle incertezze. Ma dire tra 8 e 18 milioni è un qualcosa di assurdo per una pubblica amministrazione. I creditori, ci sono i crediti certi, quello dovuti, so bene che ci sono quei crediti incerti, che sono le cause, per esempio, di cui è incerto l'esito. Però dei crediti certi ci deve essere un elenco, non credo che ci voglia molto per fare questo e dire una parola chiara, è la base essenziale per dire il dissesto era inevitabile, e non è vero, il dissesto era evitabile perché con queste cifre, con questo piano di rientro, così come ha fatto il superato fanno altri, era possibile rientrare. Come rientrare? Bisogna giocare dei soldi giustamente per poi pagare questi debiti, per un piano di pagamento come si fa quando fallisce una ditta, come fa una grande impresa in difficoltà, mi pare che si faccia così, non lo so. Ecco, subentra la questione del ruolo dell'acqua e della spazzatura, cioè si applica il doppio della tariffa così come determinato con delibera dei commissari, che sono entrati dalla commissaria, per dire che si paga il doppio. Ma io appena sentito la prima cosa, ho visto la prima bolletta che qualcuno mi ha mostrato, nemmeno la mia, ecco, ho pensato, ma per il 2013, perché non può essere retroattiva? Era una cosa del tutto naturale, credo che sia bene discutere così, parlare con la gente, non tanto con me, non ho nessun privilegio, ma parlare con chiunque sia, perché così parlando in giro con la gente, non soltanto recriminando, meno per polemica, ecco,
tante cose vengono in testa, si conoscono meglio i bisogni, si sa come intervenire, ci sono mille proposte sulla spazzatura, per esempio, diversi comuni cittadini che vengono da paese, da altro paese, ma il mio paese si fa così così, ma il mio paese si fa così così, acquisire delle esperienze per fare meglio. Allora bisogna risparmiare e bisogna introitare. Vediamo, bisogna introitare dei soldi ancora. Sì, è possibile introitare dei soldi. Intanto il dottor Tedesco dice se paghiamo tutti paghiamo di meno. Ci sono molte evasioni. Le evasioni significa che io non ho pagato, mi ha rubato il bolletto del 2008, causa mia, non voglio pagare, sono già scontato. La devo pagare anche quando non pagare di più, come si dice, oh, scusando, stanno bene, eccetera, va bene. Queste qua sono le, vedere qual è l'evasione, quanto devo io al comune, questo conto si può fare per tutti i cittadini, l'informatica lo consente, tu devi al comune 6.000 euro, tu devi al comune 300 euro, cosa facciamo? Mi parla qualcuno della realizzazione del debito pregresso, perché se dovessi prendere 5.000 euro in questo momento, tanto per dire io, chiunque sia, forse mi pesa molto, ecco, realizzare, vedere, trattare questo, cominciamo a giocare le tasse, però c'è un'altra cosa. C'è una forma di elusione, c'è un qualche errore, perché c'è una cosa, per esempio, l'accertamento delle superfici, c'è l'accertamento delle rendite catastali. Ho l'impressione che qualcosa non quadri. Sì, io sono brevissimo. Allora, certamente intervengo come PDL e poi come cittadino consolidato. Ecco, apprezzata l'amministrazione per questo gesto che ha fatto, perché ecco, sempre che si discute è sempre un segno di democrazia. Dottor Tedesco, non passo subito all'attacco, non devo difendere nessuno, io però, ti devo dire che è vero solo l'ultima parte che tu hai detto, per un semplice motivo. Intanto dici che vuoi coinvolgere l'opposizione. Non l'abbiamo coinvolta. Intanto stasera fa manco un consigliere comunale del PD. E noi avevamo, ha chiesto, il consigliere, il nostro consigliere, se si poteva slittare di qualche giorno perché lui è assente. Quindi il consigliere comunale del PDL non c'è, ma ci siamo noi per dire le cose come stanno, non abbiamo problema. Non è vero che l'amministrazione mandata dall'architetto Tedesco fin dal primo giorno e voleva fare il dissesto. L'amministrazione Tedesco fin dal primo giorno certamente ci siamo accorti che c'era una mare di debiti a Guardavalle. C'era una mare di debiti che noi non vogliamo accusare nessuno. Ecco, noi non siamo come voi che accusate le minoranze. Noi non vogliamo accusare nessuno che ha fatto i debiti. Ecco, stasera non è facile, però corrispondere. Il dissesto è stato fatto dai commissari, però i debiti l'ha fatto l'amministrazione del dottor Tedesco. È facile per dire questo, no? No, io non sto dicendo questo, e quindi falso tu non può chiamare falso nessuno, Noi quando eravamo all'amministrazione abbiamo coinvolto l'opposizione, tanto è vero che l'abbiamo invitata nella nostra sessione e poi ci hanno invitato loro per vedere come si poteva tentare di risolvere il problema. Noi non siamo criminali politici, criminale politico è chi ha fatto i debiti e chi ha speso male i soldi. Certamente non sto dicendo a te, io non sono imparato di accusare nessuno, però se questo incontro serve solo ad accusare la vecchia amministrazione, secondo me servirà ben poco. Questo incontro serve se ognuno di noi possiamo partecipare in modo democratico per dire la nostra, in modo costruttivo, per tentare di diminuire le tasse. L'anno prossimo pagheremo di meno, come, con la differenziata va bene o male, con l'evasione dell'acqua, eccetera eccetera. Questo sarebbe l'incontro, secondo me. Ma noi non siamo criminali politici, perché il dissesto non l'abbiamo fatto noi, il dissesto l'hanno fatto i commissari, certamente dovuto a una marea di debiti. Bisogna vedere che ha fatto i tempi, però qualche giorno lo sapremo. Grazie. Allora, grazie Cenzo Tedesco. No, non ragione niente, ma aspettate la fila. Adesso c'è l'ingegnere Bartolo. Sarò molto breve, come credo che sia utile per tutti, perché ognuno vuole la sua. Io
non voglio assolutamente tornare sulle polemiche che sono state portate. Dico solo una cosa: noi abbiamo fatto durante l'opposizione come Partito Democratico una battaglia fino in fondo e poi persa perché abbiamo trovato un muro insensibile. E voglio ripetere solo rispetto alla polemica, l'ultima iniziativa che abbiamo fatto in Consiglio Comunale, dove ho letto pari pari le tariffe deliberate dai commissari, e ho detto testualmente saranno insopportabili per qualche valle. E allora, chiuso questo capitolo, poi ognuno di noi ha un cervello e saprà stabilire di chi è stata la responsabilità del dissesto, nel senso di chi l'ha dichiarato, chi ha preparato le carte, perché questo sia inevitabile, di chi ha messo i tecnici per il comune che hanno detto che altro non si poteva fare. Ognuno discuterà su questo, non è assolutamente mia intenzione fare polemica su questo, credo che sia un momento proprio estivo. Intanto mi corre l'obbligo di ringraziare l'amministratore, l'amministrazione che ci dà modo di dire la nostra, e credo che ognuno si debba mantenere sul tema. Non ce la farebbero. Allora, una parola di speranza, che significa sì, troverai tutta la gente con te, me per primo, se c'è una prospettiva di diminuzione di queste tariffe, perché sono davvero insopportabili per molte. Parlo uno tra i fortunati, nel senso che abbiamo un lavoro, eccetera, e non voglio mettermi nei panni di chi sta molto peggio. Credo che non si può badare ad altro se non a questo obiettivo, nel senso che l'amministrazione dovrà curare e nella prossima iniziativa darci anche delle indicazioni, perché una è quella di ridurre i costi, perché se i costi rimangono 600.000 euro circa per la rete urbana, possiamo ridurle, ma poi alla fine non si copriranno al 100, al 90, all'80%, questi costi dovranno essere coperti in qualche modo. Perciò il primo obiettivo è ridurre i costi. Noi cittadini dobbiamo abituarci a qualche burrittello di meno, no? Nel senso che non posso pretendere che davanti a casa mia venga il netturbino a pulirmi l'erbetto, posso scendere io, la tiro e buonanotte. In quest'ottica, credo, in cui il comune garantisce i servizi essenziali nell'ottica del risparmio e fa uno sforzo ulteriore per cercare di limitare temporalmente, perché se abbiamo una luce d'avanzo sappiamo che fra un anno, fra due anni le tariffe possono tornare a quelle che erano o quantomeno sopportabili vicino a quello, allora tutti noi siamo disponibili, tutta la gente onesta di Guardavalle è disponibile a fare un anno di sacrificio. Se c'è questo obiettivo, e questo obiettivo deve essere chiaro quando il comune avrà fatto questo lavoro, perché per la verità ha cominciato con la riduzione, con l'appalto, che speriamo che sia un po' meno oneroso, perché non capisco perché 25 si passa a 35 da un giorno all'altro, 35.000 euro al mese. Insomma, c'è stata una leggerezza nelle spese del comune. Primo obiettivo: ridurre i costi, vedere quello che è possibile fare, perché se rimane il dissesto c'è poco da fare, nel senso che l'unica forma per ridurre le imposte sarà quella di ridurre i costi, non c'è altra forma. Io credo che si debba anche pensare, senza aspettare a gennaio, di, in modo rivoluzionario magari, di togliere questa palla al piede, che è davvero una palla al piede, perché cioè hanno aumentato gli oneri di urbanizzazione, non era necessario neanche col dissesto, ma perché? Cioè, sono venuti gente da fuori qua, portati da chi che sia senza fregarsi di niente. Qualche fabbricato ci va a guardare, neanche quello, perché quando si vedono gli oneri di urbanizzazione che da 10 passano a 25, a 30, ma mi dite chi va a spendere 30.000 euro per cominciare un fabbricato a Guardavalle? Lo Stato cerca di dare incentivi per mobilitare l'edilizia e qua si triplicano quasi gli oneri di urbanizzazione. Ma dove siamo? Cioè, non si può ragionare in termini così ragionieristici, no? Perché è pure la scusa il dissesto, questo non era obbligatorio col dissesto. Le tariffe per quanto riguarda gli oneri di documentazione non era assolutamente necessario col dissesto. Abbiamo trovato delle persone insensibili, soprattutto delle persone che e Guardavalle gliene frega assolutamente niente, i commissari. Non è che ho timore a dirlo. I commissari cambrano a Catanzaro, se ne fregano di come viviamo noi a Guardavalle, perché Guardavalle comincerà a costare quanto Parigi viveci, ecco. E allora, tutti con l'amministrazione per questo obiettivo, maggioranza ed opposizione, se vuole smetterla di fare polemica su queste cose, perché non mi pare che nessuno abbia usato l'opposizione. Cioè, ricordarsi perché siamo in questo stato non è un male, no? La memoria è giusto che ci sia sempre. Grazie. Ha presentato ai commissari la risposta ad un quesito che avevo fatto io al Sole 24 Ore, dove si diceva che le tariffe non erano applicabili perché realmente non c'era la possibilità di farlo. Ho parlato anche con qualche uno degli attuali amministratori. Un vicino,
ho parlato con qualcuno degli attuali amministratori, a cui ho detto: guardate che quelle tariffe non sono applicabili per legge, avete fatto legge da mercato. Siamo arrivati al punto in cui mi sono reso promotore per la sottoscrizione per dire al Ministero che voi agitate in una maniera sbagliatissima, in quanto quelle tariffe erano illegali. Anziché arrivare oggi ad annullare, nel mese di maggio già dovevate sapere questo e lo sapevate, alla gente avreste dovuto mandare le bollette in maniera giusta. Per quanto riguarda la tariffa delle cose, della spazzatura, voi vi siete espressi bene con la delibera del 5 luglio, avete detto che si deve pagare in base al 2012. Cito, il 90% di quanto pagato nel 2012. Questo ente che voi state portando e che noi stiamo pagando, la portate al 117% in più. Voi siete stati eletti con i voti della popolazione di Guadalupe e quelli hanno deciso in una maniera diversa. Per quanto riguarda la tariffa della spazzatura, banchieri, è stato approvato un emendamento dove si dice che i comuni possono applicare le tariffe in base al 2012. Regolatevi, però le sottoscrizioni continueranno. Buonasera a tutti. Io stasera vi starei aspettando una cosa diversa, una riunione diversa sicuramente, perché stasera siamo qua a discutere del dissesto che c'è a Guardavalle, di chi l'ha fatto, perché è arrivato questo dissesto a Guardavalle. Io intanto mi sarei aspettato il commissario liquidatore stasera che ci poteva dare delle delucidazioni in merito al discorso o al lavoro che sta svolgendo nel comune di Guardavalle, dove la gente secondo me deve sapere effettivamente da dove arrivano questi debiti. Noi troviamo un'amministrazione senza un commissario che sta lavorando nel comune per vedere effettivamente la massa debitoria, ma stasera io stasera parlo lì e questo mi dispiace tantissimo, perché lui e solo lui potrebbe darci quelle risposte a tutti noi cittadini che stasera siamo qua in questa riunione. Faccio un appendice, io forti saluti di Nicola Montepone, perché come sapete tutti Nicola Montepone è all'estero, aveva chiesto di rinviare questa riunione di un paio di giorni, però non è stato possibile. Il sindaco gli ha detto che non è possibile perché già erano partiti, però Nicola già aveva ordinato i biglietti e tutto per andare all'estero, non poteva nemmeno fare lui per almeno di andare. Si parlava di dissesto o si parlava di debiti, perché quell'amministrazione passata, sindaco tedesco Giuseppe, dall'inizio, dall'elezione del 16, mi sembra, 16 e 17 di maggio del 2011, si parlava di debiti. Il dottore tedesco dice: noi abbiamo ereditato il dissesto a Guardavalle. Io devo dire un'altra cosa, io ho ereditato i debiti nel 2011. Io vorrei sapere chi ha fatto questi debiti nel 2011. Ma non stiamo qua a discutere questo stasera, perché come dicevo prima non abbiamo carte e chi poteva darci una mano d'aiuto stasera non lo vedo tra i banchi e sicuramente non possiamo ancora saperlo. E non voglio fare polemiche su questo, perché effettivamente il tempo, io dico, ogni cosa poi darà ragione, arriverà il tempo che in questo comune si saprà effettivamente chi ha fatto i debiti. Io voglio solamente dire una cosa: intanto quando sono stato a guida di questa amministrazione ho garantito i servizi per come è stato possibile: servizio mensa, servizio scuolabus, la spazzatura, un'appendice alla spazzatura non l'abbiamo aumentata, non l'abbiamo portata a 29.000 e no a 35.000 euro. Erano 29.000 euro perché dal 2011 al 2012 purtroppo in Italia il gasolio e quant'altro aumentava e la ditta che raccoglieva la spazzatura ci chiedeva e ci ha chiesto un aumento, cosa che noi purtroppo abbiamo dovuto fare.
Io stasera volevo dire solo una cosa, io penso che stasera bisogna proporre l'amministrazione, io sono qua per proporre l'amministrazione per alleviare effettivamente la questione che c'è a Guardavalle dei debiti, la questione che c'è a Guardavalle dei tributi. Io avevo detto quando era l'amministrazione, iniziando dalla spazzatura, che solo facendo certe operazioni si può sicuramente cercare di abbassare queste tasse per quanto riguarda la collettività, creando sicuramente delle isole ecologiche, cose che noi avevamo già individuato nell'ex area del depuratore a Guardavalle Marina, dove si crea praticamente, dove si poteva utilizzare quell'area per poter portare ingombranti, cartone, plastica, vetro, e già diminuiremo la spazzatura del 50% portandola là, trovando naturalmente una piattaforma che smaltisce il vetro, il cartone, la plastica, non come si faceva prima che si abbucchiava tutto e poi si portava in discarica, che noi, l'amministrazione, invece di pagare 180 euro al metro cubo o a quintale, adesso non ricordo, ne pagavamo 280 per portarla poi in discarica. Quello non era differenziata secondo me, ecco perché è stata sospesa. Per questo motivo, per l'altro motivo che poi la Regione Calabria non ha finanziato più quei 65.000 euro per poter garantire quel tipo di servizio. Per quanto riguarda invece la questione del servizio idrico, io dico che è giusto, diceva bene il sindaco, qua bisogna mettere mano effettivamente allo spreco che c'è prima di ogni cosa, alla gente che avranno, non lo so, ci saranno degli allacci che non vengono conteggiati nei contatori dell'acqua, là bisogna mettere mano, là bisogna individuare effettivamente chi usufruisce di questo servizio non pagandolo, perché poi è chiaro che noi lo pagheremo i cittadini onesti, i cittadini che vanno a pagare le bollette e che sono purtroppo anche salati. Come dicevo, io stasera qua non voglio fare polemica e ripetere sempre le stesse cose chi ha fatto questo dissesto, però una cosa la voglio dire: il dissesto non l'abbiamo voluto noi, il dissesto io me ne sono andato perché l'amministrazione non lo voleva questo dissesto. Io mi sono dimesso non per le beghe e i litigi che avevamo all'interno, perché è chiaro che in un'amministrazione di estrazione politica è chiaro che c'è una discussione forte all'interno di quell'amministrazione, è normale, ma sicuramente noi non ce ne siamo andati a casa perché effettivamente c'erano litigi in continuazione, perché non c'era amalgama. Non è vero niente, non è vero proprio niente. Quell'amministrazione è fallita per i debiti che c'erano in questo comune. E non dimentichiamo che questo comune ha già subito un dissesto nel 1992-96 a guida Bartolo. E io mi ricordo bene che quando c'era il sindaco, è entrato il sindaco tedesco, questo comune aveva un anticipo di casse di 400 milioni. Da là partono i danni di questo comune, dal 1997. Chi ha fatto il sindaco nel 97, chi ha fatto il sindaco nel 2001, chi ha fatto i commissari che sono venuti nel 2003, nel 2006 e arriviamo al 2011. Questo dovremmo vedere, questo dovrebbero capire i cittadini di Guardavalle. Chi ha fatto effettivamente questi debiti? Non l'ha fatto l'amministrazione tedesco Giuseppe, io l'ho trovato questi debiti. E questo, io dicevo, stasera ci voleva il commissario liquidatore, lui solo ci poteva sicuramente dire qualche cosa di più. Perciò io dico, assessore, sindaco, io per quanto è possibile, io non ho avuto nessuna chiamata per dare una mano per quello che è possibile dare, ma io ripeto, come gli ho detto in al sito nella sua stanza, che io sono sempre disponibile per quello che posso dare una mano a questa amministrazione, perché ritengo che maggioranza e minoranza bisogna andare d'accordo, bisogna proporre, bisogna aiutarsi a vicenda, lasciate il colore politico, perché questo comune in questo momento ha bisogno di tutti noi cittadini a dare una mano. Grazie. Grazie Pino.
Non ho accusato che i debiti li ha fatti Pino Tedesco, abbiamo solo detto che è partito da voi il discorso del dissesto comunale, tutto qua. I debiti alla fine, quando il commissario liquidatore avrà pronta questa lista, e ancora non ce l'ha, questa è una gravità assoluta, poi vedremo, là ci saranno nomi, cognomi e chi ha fatto i debiti, e poi se la Corte dei Conti dirà chi deve pagare di tasca e chi non deve pagare. Una cosa è certa, i debiti vengono da molto lontano, se debiti si possono chiamare, ma sono quelli che diceva prima Nicolino Gregoraci. L'acqua alla regione nessun sindaco l'ha mai pagata, perché i cittadini non pagavano l'acqua, e un sindaco dove ti va a prendere i soldi per pagare la regione? Quindi sono debiti agli enti superiori, questa è la gravità, perché si è voluto fare un dissesto che si poteva evitare, l'ha già detto il dottore Tedesco. Reggio Calabria 180 milioni d'euro, Catanzaro perdiamo il conto, Soverato 50 milioni d'euro, ci voglio dire, la commissaria sta cercando un attimino di non fare il dissesto, perché il dissesto è una mazzata per tutti i cittadini, questo stiamo dicendo questa sera, al di là poi anche degli errori che sono stati fatti da parte dei commissari con le tariffe retroattive che non bisognava farli e che noi siamo stati tempestivi. Peccato, il lavoro che aveva fatto il ragioniere e Facetta è un lavoro sacrosanto, ne avevamo anche parlato diverse volte, io ho condiviso, però non è stato un errore di questa amministrazione, è stato un errore dei commissari che mi fanno pagare anche le tasse sull'acqua retroattive. Noi abbiamo chiesto il colloquio a Roma a giugno, ce l'hanno concesso l'altro giorno, sono partiti gli assessori, sono andati là con il nostro ragioniere e abbiamo chiarito tutto, ci hanno risposto l'altro giorno, noi attiveremo questo, annulleremo l'acqua del 2012, saranno fatte le nuove bollette, insomma noi siamo disponibili a tutto, anche al discorso del pagamento rateizzato, insomma questa amministrazione è molto sensibile, perché i cittadini meritano questo, perché i cittadini non meritavano il dissesto, questa è la verità. Allora, adesso c'è Jenny o Francesco, mettetevi d'accordo. Io faccio solo un discorso semplicissimo, non entro in merito alle questioni della politica, anche perché sono questioni complicate. Vorrei solo, visto che faccio informazione, vorrei che la gente si rendesse un pochino conto che comunque il territorio è il nostro e nel nostro piccolo possiamo fare tutti qualcosa per renderlo un pochino migliore, a prescindere poi dalla gestione dei rifiuti, da dove, quanto possa essere ampio il circolo e quanto possa essere complesso, a noi interessa e non interessa. Ognuno di noi per esempio ha una campana, le campane di compostaggio costano 50 euro, se uno si compra una campana di compostaggio si fa il concime organico per il proprio giardino. Cioè la raccolta differenziata al di là ha un costo naturalmente per i comuni, però noi ci dobbiamo rendere conto che se facciamo lo sforzo di renderlo migliore possiamo fare in modo che il comune non abbia molte spese, a prescindere da chi amministra o meno, però intanto il servizio ha un costo per tutti i comuni, qualunque il sindaco sia e qualunque sia il colore del sindaco. Quindi se noi possiamo fare in modo di alleggerire i costi del comune, sia per noi per rendere meglio l'ambiente, sia per far risparmiare le casse del comune, è un grande vantaggio. La carta, se si possono fare, visto che noi abbiamo anche delle personalità importanti come quello di Giovanni Montipone che mette in atto queste campagne di sensibilizzazione per la raccolta differenziata, ma non facciamolo una volta all'anno, facciamolo sempre, facciamolo perché dobbiamo farlo per noi, perché se il secchio della spazzatura è pieno e ci buttiamo dell'altra roba dentro, lo scempio lo viviamo noi, cioè non è che possiamo veramente pensare che i sindaci vengano a raccogliere la roba che noi buttiamo a terra, i giardini sono disastrati, ma perché sono molto sporchi di rifiuti, di bottiglie di plastica che i nostri figli lasciano nei giardini. Cioè, quindi anche se il turbino passa la mattina alle 9, già alle 10 si è sporco da fare schifo, questo è un problema che riguarda noi e la nostra civiltà. Cioè, non deleghiamo sempre le responsabilità agli altri, i politici fanno il loro lavoro, ma noi come cittadini possiamo contribuire ad aiutare il loro lavoro, possiamo fargli capire che la raccolta differenziata è importante, perché se noi gli facciamo capire che manco ci interessa, cioè non possiamo veramente pensare che loro possono fare i miracoli dalla mattina alla sera. Quindi rendiamoci conto che essere cittadini attivi vuol dire impegnarsi per il comune che amministra e per noi che ci viviamo in questo spazio. E basta, grazie. Grazie, perfetto. Allora, Ciccio 40. Grazie. Funziona? Sì, funziona. Naturalmente queste iniziative sono positive, anzi, come giustamente ha detto il sindaco, speriamo che queste vengano fatte più spesso. Effettivamente, come alcuni hanno anticipato, è importante anche stasera capire effettivamente
da dove arriviamo, perché non per trovare le colpe di qualcuno, ma perché è necessario effettivamente capire questa situazione da dove è nata e cercare di non ritornarci. Io ho fatto il consigliere comunale di minoranza per 10 anni e ho sempre votato contro il bilancio di questo comune, accusato di non voler partecipare, no, però io ho sempre dato delle proposte, ho sempre, perché già da quei bilanci, già da quella, parlo di 13 anni fa, 14 anni fa, effettivamente già in quei bilanci c'erano i presupposti per questa situazione di sesto e di... Poi naturalmente nessuno auspicava e auspica un dissesto, una dichiarazione di dissesto, perché poi gli svantaggi sono quelli che sono stati elencati prima, però effettivamente si poteva fare qualcosa per evitare queste situazioni di disavanzo finanziario che effettivamente c'è ad oggi, dopo 13-14 mesi, effettivamente, no, anche più, un anno e mezzo, non sappiamo quant'è l'entità, però un dato di fatto è che ci sono svariati milioni di disavanzo. Questo disavanzo, come tra le righe è stato detto un po' da tutti, deriva da un dato chiaro, lampante. Io l'ho denunciato più volte, diciamo una superficiale amministrazione di questo ente, che è quello meno che si può dire, diciamo la parola meno pesante che si può dire, perché effettivamente non è stato mai fatto niente di concreto per ridurre i costi, per ridurre appunto il costo della spazzatura, che è arrivato a circa 600.000 euro all'anno, tra costo del servizio di nettezza e appunto lo smaltimento, che ci costa svariate decine di euro a tonnellate, sono circa, non ho le cifre giuste, ma le cifre le avevo chieste, ma sono circa intorno ai 200 e passa mila euro, quasi 300.000 euro all'anno di costo per lo smaltimento, di spazzatura, come giustamente diceva Jenny, come hanno detto altri, se si fa una raccolta differenziata seria, lo stesso organico, come lei ha giustamente detto, per il compostaggio, che a Guardavalle io ho fatto dei calcoli su quello che viene buttato nei cassonetti, siamo quasi al 50% di organico che noi buttiamo tra rifiuti degli ortaggi, tra pulizia degli orti, eccetera eccetera. Quello è quasi 100.000 euro all'anno di soldi che noi buttiamo nel cassonetto. Quello lo potremmo già evitare subito. E queste sono cose che forse appunto, poi utilizzo dei termini che possono essere fraintesi. Il dissesto, forse effettivamente, se non c'era il dissesto, noi queste discussioni non le avremmo mai fatte. E voi avete citato altri comuni che hanno fatto svariate decine di milioni di debiti, ma perché? Perché perché purtroppo gli enti sono stati sempre gestiti come la mucca, la mungere, e alla fine i debiti qualcuno li pagherà, e si fanno debiti su debiti, non si è mai lavorato per rendere efficienti i servizi, per ridurne i costi, per cercare di abbattere i costi, per fare dei servizi efficienti che costano poco, per cui in questi comuni naturalmente i debiti aumentano. Reggio Calabria, Soverato, Catanzaro, non credo che possano essere citati come comune dove i servizi sono all'eccellenza, dove i comuni che possono essere presi come esempio del vivere bene in questi comuni, sono comuni dove il disagio è enorme e i debiti aumentano. Mentre altri comuni dove effettivamente si lavora bene, avete citato Roccella, dove effettivamente Roccella è una bella cittadina e lì i servizi costano anche poco, ma perché appunto purtroppo c'è questo binomio: quando si gestisce bene un comune si paga anche meno, se si gestisce male e si hanno pochi servizi e mai cattivi servizi costano anche di più, e a Guardavalle purtroppo è anche successo questo. Adesso questo dissesto ci costringe, io dico per fortuna, a ragionare su questo, e voi vi siete preso l'impegno, mi fa piacere, io lo riconosco, io ho partecipato anche a quelle giornate che sono niente, quelle giornate in cui si coinvolge i cittadini per pulire il paese, io l'ho fatto con spirito partecipativo, l'ho fatto molto volentieri, perché riconosco anche in quell'iniziativa, non tanto come gesto concreto del risolvere il debito o altro, che qui non serve quasi a niente, ma come spirito di coinvolgimento, come iniziativa che crea un precedente per dire anche a tutti quanti noi che se partecipiamo, se collaboriamo qualcosa e si può migliorare qualcosa, si può rendere più efficiente. Per cui partendo da queste cose, che appunto riconosco il vostro impegno, riconosco anche questo impegno, però diciamo chiaro tutto quanto e anche appunto facciamo chiarezza su quello che è anche il passato, perché non possiamo nasconderci che appunto in precedenza questo disavanzo, questo dissesto deriva da errori passati.
Da questo lavorate, tutti quanti, tutti insieme, per appunto ridurre i costi, rendere efficienza il servizio, che si può ridurre tantissimo. Io in passato, e ne ho fatti tanti, ad esempio anche quando ero appunto consigliere, di come si può ridurre i costi sull'energia elettrica, di come si possono ridurre i costi sull'acqua, di come si possono ridurre i costi sulla spazzatura e su altri servizi, e soprattutto su creare nuovi introiti portando persone qui, facendo e favorendo gli investimenti su questo comune, che oggi sono praticamente impossibili. C'è un ragazzo che vuole fare un investimento, un'impresa che vuole fare attività a Guardavalle, è quasi praticamente impossibile da fare. Che anche da questo, anzi soprattutto da questo, arrivano le entrate, perché se la gente continua ad andare via da Guardavalle, se le persone continuano a diminuire, non capisco da dove possono arrivare i soldi. Alla fine, se diminuiamo le persone e i costi per la gestione del comune sono quelli, se 1.000 li dobbiamo dividere tra 1.000 persone, credo che pagheremo molto di più se i 1.000 euro di costi li dividiamo fra 2.000 persone, per cui anche quello vale. Cioè, più diminuisce le popolazioni di Guardavalle, più per la popolazione di Guardavalle diventa insostenibile pagare le tasse, perché quello è poi l'obbligo a cui siamo costretti oggi, a pagare appunto al 100% i servizi, a pagare, ma sono servizi che costano tanto. Per questo non ci dobbiamo pagare la tariffa della spazzatura così alta, perché appunto abbiamo un servizio inefficiente a monte e noi oggi ci troviamo a pagare un servizio inefficiente di appunto errori passati. Io spero che appunto questo vostro impegno si traduca infatti quanto prima possibile, perché oggi come oggi, citando quello che è stato l'argomento principale di questa serata, la spazzatura, noi paghiamo ogni giorno che questo servizio continua a rimanere in questo modo inefficiente appunto quasi 2.000 euro al giorno buttati, bruciati. Per cui prima vi muovete, prima accelerate, noi prima risparmiamo questi soldi e anche sugli altri. Grazie. Grazie Francesco. I tempi sono brevissimi, 1 gennaio 2014, insomma, ci sono i tempi tecnici, te l'ho detto. Abbiamo trovato la gara con la ditta scaduto il 30 di giugno, l'abbiamo prorogato fino al 31 di dicembre e quindi stiamo lavorando per questo. Allora, ha chiesto la parola il consigliere Toto Burri. Buonasera, intanto grazie per l'invito, anche se l'invito rivolto alla popolazione, perché noi come consiglieri di minoranza non siamo stati coinvolti in questa discussione in maniera diretta. Comunque in ogni caso è apprezzabile l'iniziativa che ha preso l'amministrazione, che è stata di discutere di problematiche che interessano un po' tutti i cittadini, di conseguenza la presenza anche numerosa stasera sta a significare appunto questo. E problema tariffe, è un problema chiaramente sentito, tanto è che noi il 7 di ottobre abbiamo fatto un volantino, un manifesto che è stato fatto circolare in Guardavalle, si sollecitava un impegno ancora maggiore, più consistente da parte dell'amministrazione per cercare di trovare il modo come alleviare e come ridurre eventualmente queste tariffe. Mi pare che alcuni suggerimenti ci sono stati, ma già c'erano stati in passato, mi riferisco a qualche mese fa che faceva riferimento la Ginevra Centro, con il quale anche io avevo affrontato questa problematica, anche se in maniera un po', come dire, non in maniera approfondita. E mi pare che l'amministrazione in effetti ha fatto qualche passo in questa direzione, ma questo passo è stato fatto in funzione al fatto che la gente un po' si è rivolta, un po' la gente si sta lamentando, un po' che tutti noi utenti, cittadini di Guardavalle, a fronte di queste bollette salate che stanno arrivando nelle nostre case, chiaramente ognuno di noi sta facendo una riflessione, perché sostanzialmente sono come delle bollette un po' pesanti, insopportabili sotto alcuni aspetti. Il problema certo deriva dal fatto del dissesto. Dissesto, e qua voglio aprire una parentesi, non perché sono stati sciacalli o comunque delinquenti sul piano politico, mi riferisco alle frasi che hanno detto sia il sindaco sia il capogruppo tedesco, facendo riferimento agli amministratori passati, quindi all'aggiunto guidato dall'architetto tedesco. Noi abbiamo cercato di portare avanti una politica in maniera seria, in maniera oculata, ci sono stati sicuramente degli errori, non c'è stata la capacità per affrontare quelle problematiche che in quel momento andavano affrontate, anche se veniva posto all'attenzione che da parte di alcuni soggetti c'era stata già una proposizione a trovare il modo per evitare quindi il dissesto, tant'è che anche io da parte mia avevo già predisposto il piano delle alienazioni, qualcuno ha fatto riferimento prima, dove io mi ero opposto a quel discorso che veniva portato avanti prima dal ragioniere Frisina, che era il ragioniere del comune, e poi dal ragioniere, quello che ha fatto i conti finali, e da cui poi si è partiti per arrivare alla delibera da parte del comune.
commissario Di Pietro, che ha fatto la dichiarazione di dissesto quando è stata fatta, mi pare, a gennaio. Le tariffe. Intanto c'è da dire una cosa, quindi l'appunto l'ho fatto al sindaco, perché quando io parlo di un sindaco poco autorevole mi riferisco a questo. Intanto non siamo stati coinvolti, io come consigliere di minoranza ad oggi non sono stato mai chiamato per affrontare un problema che riguarda l'attività amministrativa o il consiglio comunale o comunque la giunta. Quindi un problema, la maggioranza o no, l'opposizione con la minoranza non è stato sino ad ora mai affrontato, non sono mai stato chiamato per discutere con un sindaco, mi smentisci? Non mi pare sia stato incontro. E quindi non ci sono stati incontri per affrontare queste problematiche. Per quanto riguarda le tariffe, da un lato è vero che il dissesto ha portato, però bisogna dire che in effetti i servizi, se il comune si deve fare carico in termini di bilancio per affrontare quella che è la spesa, e mi spiego meglio, se per risolvere il problema o comunque portare avanti il problema RSU, quindi spazzatura, e il comune affronta una spesa annua di 600.000 euro e si deve fare carico chiaramente al 100%, è chiaro che indipendentemente dal fatto che le tariffe per il 2012 potranno essere ridotte, ma il problema rimarrà, se rimarrà il dissesto. Fermo restando, come ho detto prima, che voi avete fatto il ricorso al dissesto e io stesso ho firmato insieme a voi, perché io ero e sono contrario al dissesto, perché mi rendo conto e capisco quali sono e quali possono essere le conseguenze che i cittadini dovranno affrontare in ordine anche alle tariffe. Di conseguenza non possiamo essere accusati di questo, quando io stesso ho fatto il ricorso insieme a voi e qui tutti non abbiamo firmato per evitare questo discorso qua. Per quanto riguarda problematica acqua, è vero, i voli li avete mandati voi, voi siete al comune da 5 mesi, se sono stati fatti da 4 mesi, abbondanti, se sono stati fatti e sono stati portati avanti alcuni suggerimenti, perché l'attuale amministrazione non ha preso in considerazione questi suggerimenti? Perché ha fatto predisporre il ruolo da parte del comune, quindi all'unione dei comuni, quindi far arrivare le bollette a casa? Non potevano essere eventualmente affrontate prima queste cose e quindi anziché trovarsi con le bollette a casa, verificare prima se quella delibera che dichiarava quindi le tariffe aumentate erano legittime o meno. Se questo discorso fosse stato affrontato prima, chiaramente il problema oggi non si sarebbe posto, anche se sono d'accordo con Francesco Calanti quando dice che forse a causa di questo fatto questi problemi vengono in qualche modo affrontati. Se non ci fosse stato quel discorso, forse, ma certamente non è questa la situazione, né noi dobbiamo essere contenti, perché io ho sperato e spero ancora che il dissesto il 14 gennaio al TAR venga annullato, anche se per la verità non lo so come andrà a finire, forse le speranze sono poche. Un'altra cosa e poi chiudo. E io ho parlato l'altro giorno con il dottore Giordano, commissario liquidatore, e mi dice che ha fatto diverse richieste alla giunta per delle carte, per dei documenti che devono essere trasmessi al suo ufficio. Non lo so se in quest'ultima settimana queste carte sono state trasmesse. E allora, se vogliamo fare effettivamente chiarezza, premesso il fatto che noi nel 2011, quando ci siamo insediati, cioè, tutto può essere messo in discussione, ma un dato è certo, che in circa 6 milioni di euro di debiti c'erano e quindi qualcuno di debiti li ha fatti. E di conseguenza, se la legge è cambiata, che non è più possibile pagare attraverso un mutuo con la cassa deposito perché non si fa più carico lo Stato, ma bisogna trovare le risorse in ambito a quello che è il bilancio comunale, è chiaro che quella somma non può essere affrontata. Io con questo non voglio giustificare né Fesina né Mazza, i due ragionieri che si sono assecondati al comune di Valdarate, però il dato certo è che i 6 milioni di euro di partenza c'erano. Io avevo individuato, per quanto mi riguarda nel mio piccolo, pur non essendo un esperto di contabilità, che si poteva in qualche modo evitare, perché i debiti certamente il comune ce l'aveva, ma non si poteva dichiarare il dissesto finanziario dell'ente per pagare i debiti relativamente anche alla regione, quindi per l'acqua, per l'emergenza ambientale, ufficio del commissario, eccetera, eccetera. Eventualmente i debiti che il comune aveva, che erano debiti di natura minore, quindi diciamo spiccioli, si potevano affrontare con quella legnazione che qualcuno parlava di, quindi vendendo eventualmente il vescovado o altri terreni che il comune ha, o qualche mobile che il comune ha che sostanzialmente non sta utilizzando, non sta usufruendo. Di conseguenza dico, è vero che probabilmente il discorso dell'acqua, essendo una delibera illegittima, quella relativa alle tariffe del 2012, si potrà sicuramente ridurre. Credo si possa fare anche per quanto riguarda il discorso spazzatura, anche se i 600.000 euro comunque c'erano e ci sono, e quindi in qualche modo col bilancio comunale, diceva prima l'assessore Spoleri, diceva bene, in qualche modo va affrontato questo problema.
ma io credo che si possa trovare in qualche modo il modo per ridurre per quanto possibile anche le tariffe relativamente al 2012. Per il 2013 noi ci siamo permessi in quel documento che abbiamo fatto il 7 di ottobre come lista quadrata in movimento di proporre alcune soluzioni e mi pare che la stessa amministrazione stasera in questa sede sta ponendo all'attenzione e pare stia proponendo la differenziata, il discorso dell'evasione fiscale, il discorso di ampliare quella che è la base la base come dire relativamente alle superfici, alle persone, relativamente a quelle che sono a quello che può essere un censimento dove parecchie utenze probabilmente non sono censite o sono state censite male o comunque un discorso dove c'è anche ci può essere eventualmente l'allaccio abusivo, quindi l'evasione. E mi pare che se l'amministrazione è intenzionata a portare avanti questa problematica in questo modo come veniva annunciato, mi pare che i risultati si possono a breve, quindi nel 2014, eventualmente vedere, perché superato l'aspetto come dire, momentaneo delle tariffe del 2012 rimane comunque il problema se non dovesse andare bene il ricorso del 14 gennaio per annullare la dichiarazione di dissesto, è chiaro che poi il problema ce lo troveremo da qui in avanti e forse per sempre. Allora, un attimino. C'è tempo per tutti per parlare, calma. Sì, mi do il microfono. No, la moglie lo passi a Francesco Menditi. No, vabbè. Io caro. Non parli tu, mo. Toto, hai parlato nel tuo documento, comune blindato, mai coinvolti. Intanto ogni volta che sei venuto dal sindaco dell'assessore a chiedere, le porte sono state sempre aperte, proprio a dire il contrario, se è vero o non è vero. Ogni qualvolta tu hai chiesto qualcosa ti abbiamo dato una risposta. Coinvolgimento, lo stiamo facendo. Oggi era una riunione, l'amministrazione che spiegava ai cittadini quello che è successo per quanto riguarda le bollette, quello che faremo per quanto riguarda l'evasione, per quanto riguarda la spazzatura. Non cioè, essere coinvolti per sarai coinvolto, l'ho già detto, nel momento in cui abbiamo pronto il progetto per quanto riguarda la spazzatura, per quanto riguarda la differenziata, sarai coinvolto e vorremmo anche che tu ci dessi anche qualche indicazione che possa migliorare il servizio, perché non andiamo alla ricerca di questo, soprattutto la riduzione dei costi che sono stati sotto i tanti fino ad oggi. Francesco. Buonasera, io ho sentito molti distinguo di io e pochi nomi e pensavo che questo devo dare atto all'amministrazione e al sindaco Sia per aver fatto questa riunione e aver coinvolto tutti i cittadini, perché poi chi non è presente sicuramente non è colpa del sindaco e non scendo nelle polemiche che ognuno deve essere invitato personalmente, perché quando si fa un invito pubblico è giusto che tutti ci interessiamo, e di questo do lode a questa amministrazione che ha fatto e ha come dire, dato inizio a questo nuovo percorso di riunione, come diceva Francesco Quaranti, sperando che ci sia in seguito tutto ciò. Il distinguo dei io, e alla fine qui io non ho capito il dissesto se l'abbiamo voluto io e i fratelli Faglietti, perché non so alla fine se ho voluto il dissesto. Mi sa che ci assumiamo le responsabilità io e Walter qua e così la chiudiamo questa querelle o io e Gianni Montecolone e così la... perché non ho sentito altro che è come se fossimo in campagna elettorale, cioè l'amministrazione che difende giustamente l'operato di pochi mesi e la precedente amministrazione che si dissocia da quelle che sono le accuse. Io sono venuto qua per sentire o per poter proporre delle soluzioni, se ce ne sono, a quelle che sono i problemi di tutti noi. Io non sono un esperto di finanze, ma sicuramente se abbiamo chiare quelle che sono le situazioni possiamo dire ognuno la nostra, poi se è attuabile questo si dovrà vedere burocraticamente e come dire materialmente, questi devono essere gli esperti a dircelo. Certamente se la prossima riunione sarà ancora di questi batti e ribatti io non ci verrò come cittadino. Non mi interessa più questa querella, io voglio, sono vicino a questa amministrazione, molto vicino a questa amministrazione, e dico che è giusto che si dicono e si chiariscono di chi ha provocato i debiti ed è giusto che si chiarisca chi ha voluto il dissesto. Ma fatto questo bisogna avere un nuovo percorso, bisogna dare nuova linfa alla discussione, perché se ancora ci ribattiamo chi io non sono stato invitato, voi non mi avete invitato, io non ci sono venuto, voi non eravate presenti, mi sa che qua iniziamo male, per questo modesto parere, ma il mio modesto parere. Io penso che dobbiamo dare quello che diceva Ascensore Tedesco,
prospettive, dobbiamo dare suggerimenti se possiamo, dobbiamo dire la nostra e scendere in questa discussione, magari ecco, discutere fortemente, magari contrabbatterci su quelle che sono le proposte, su quelle che potrebbero essere le proposte future per poter migliorare la situazione, ma certamente non la querelle della politica. Ormai la campagna elettorale è passata, per la prossima penso che ci sarà del tempo ancora, anche perché ho fiducia in questa amministrazione e quindi penso che ci vorrà ancora del tempo per la prossima amministrazione. Certamente chi fa politica è giusto che parli di politica e giustamente chi ha reggere i partiti politici nel paese è giusto che acquisisca consensi anche a livello giornaliero, quindi il partito che cresce, i partiti che vogliono ancora ingrandirsi e vogliono acquisire simpatie, però attenzione, questo non va fatto sulla pelle della gente di Guardavaglia. Questo, il segnale che è stato dato nell'ultima amministrativa è stato chiaro, è stato un segnale di rinnovamento, di cambiamento e di soluzioni alternative. Non dobbiamo ricadere negli errori passati e dobbiamo cercare di essere propositivi se riusciamo. Ripeto, io non sono un esperto di finanze, però se qualcuno, servirà anche il commissario liquidatore, chiamiamo anche il commissario liquidatore, serviranno i ragionieri o gli esperti dei tributi, chiamiamo anche loro, oltre ai nostri assessori che sono, oltre ad essere degli amministratori, sono i bravissimi nel settore. Detto questo, cioè, ho detto tutto, cioè, per quanto mi riguarda. Io voglio che la discussione insomma, abbia un seguito, vorrei che gli incontri si susseguissero a date brevi, senza, come diceva giustamente Nicolino, se voi mi chiamate una volta ogni 10 anni io mi devo liberare, però Nicolino, non è possibile perché poi alla fine non riusciamo a metabolizzare tutto. Quindi è giusto come dice Nicolino, incontriamoci spesso se riusciamo e cerchiamo di dare nuovo corso alla politica. Grazie Sindaco. Grazie Francesco, ci sono altri interventi dal pubblico? Allora, la risposta adesso da parte degli assessori insomma, che hanno focalizzato il tutto, quindi l'assessore e il vice sindaco per parlare. Voglio fare questi interventi per ribadire, rimarcare qual era la nostra intenzione, qual era la nostra intenzione di questa iniziativa, è quella di far capire a voi qual è la situazione per uscire, quindi la problematica riguardante le tariffe, le bollette che sono arrivate, quindi come un percorso insieme a voi per uscire da questa situazione gravosa che in questi giorni voi come avete potuto in qualche modo toccare con mano, con tasca anzi. E quindi qua non vuole essere un'iniziativa politica, come in qualche modo abbiamo sentito gli interventi di Curri, dell'ex sindaco Pino Tedesco, perché faccio solo un appunto. Da una parte sentiamo Pino Tedesco e quindi non ci sarà campagna elettorale, non abbiamo intenzione, non ci serve fare campagna elettorale, ma ci serve risolvere i problemi che in questi giorni ci stanno toccando a tutti. E Pino Tedesco dice che lui se n'è andato da sindaco in quanto ha trovato debiti fino al 2011, quindi non era più possibile gestire. Dall'altra parte l'ex vice sindaco dice che si poteva evitare il dissesto in quanto i debiti sono alla regione Calabria per acqua e rifiuti, gli altri sono spicci, ho segnato le testuali parole. Quindi immaginate voi dove ci siamo, la popolazione di Guardavalle si era affidata a delle persone in qualche modo non responsabili per la gestione del paese, del comune, anzi sono affidati e ancora l'ex sindaco viene qua a dirci che si meraviglia e chiede la partecipazione del commissario liquidatore, dove con tutto il rispetto per la parte tecnica del commissario liquidatore che farà il suo lavoro e noi siamo a disposizione, noi gli daremo tutta la documentazione affinché ci sia una quantificazione del debito certo, ma il commissario liquidatore è stato la persona che era a fianco all'amministrazione, ex amministrazione, dell'incontro tra maggioranza e minoranza, dove è stata la persona che gli ha consigliato di fare il dissesto. Quindi il sindaco, non essendo nei pieni poteri, non avendo l'autorevolezza di assumere la responsabilità di primo cittadino e governare il suo paese, si è affidato al commissario liquidatore oggi, attuale ed ex consigliere dell'amministrazione affinché ci sia il dissesto. E noi questo non l'abbiamo accettato fin dall'inizio, faremo di tutto per ridurre le tasse anche se dovrà rimanere il dissesto.
perché ci sono un'amministrazione autorevole, forte, con la vicinanza dei cittadini, trova i modi anche per le loro tasse, anche se c'è il dissesto. E quello che ha detto Nicolino, che noi, Nicolino Gregorace, che è stato lungo, però ha detto le cose che noi stiamo già lavorando. Noi per ridurre le tasse abbiamo due alternative: o ridurre, o aumentare le entrate, o ridurre i costi. Le entrate ad oggi purtroppo non si possono diminuire finché c'è il dissesto, quindi dobbiamo lavorare sui costi. Noi abbiamo fatto già una delibera pubblicata sull'albo del comune, dove andiamo a fare un recupero dell'evasione tributaria riguardando tutti i tributi. Abbiamo già un elenco di tutti i contribuenti che sono allacciati alla rete idrica nelle campagne dell'acqua, dove già è partita una lettera, procederemo anche allo Stato. Ci sono persone che non fanno l'acqua nelle campagne da anni, con tutte le amministrazioni precedenti. Quindi non sto facendo politica, sto dicendo delle cose che interessano i cittadini, perché per ridurre i costi dobbiamo fare anche questo. Noi abbiamo già inviato, per disposto, una lettera dove entro 10 giorni, se non verranno a regolarizzare le posizioni, perché immaginate e pensate, ci sono persone che pagano 20 euro all'anno nelle campagne, dove fanno uso in quantità e nemmeno con diffide dal comune, dall'unione dei comuni, vengono, pagano le bollette, regolarizzano nemmeno con le cartelle di LTR. Quindi noi abbiamo preso la decisione, perché ci sembra giusto e doveroso verso i cittadini onesti che nelle civili abitazioni d'estate magari non hanno l'acqua, e noi per garantire a persone che vogliono avere, ed è giusto che devono avere anche nelle campagne l'acqua, è giusto che la devono avere, però la devono pagare, la devono pagare. Quindi abbiamo, oltre al recupero dell'evasione tributaria, abbiamo e prospetteremo prima la cittadinanza, siamo come dire intenzionati e abbiamo già un progetto dove noi riusciremo a ridurre i costi della spazzatura. Non è possibile che il comune, al di là di quelle delle cifre che dicono, ma le mie cifre sono precise, potete andare negli uffici a prendere le determine, si paga oggi 33.000 euro al mese, più 1.500, 1.800, 2.000 al mese di ingombranti. Noi andiamo a pagare 35.000 euro e sono dati precisi, potete andare all'albo online e vedere le determine di liquidazione mensili, 35.000 euro al mese rispetto ai 25.6 che pagava l'amministrazione Antonio Tedesco fino alla data di maggio 2011. Questi sono i dati, potete andare negli uffici, vi accompagno io. Quindi l'obiettivo di questa sera era quello di andare a capire insieme a voi, spiegare dove c'è stato l'errore, perché siamo stati in qualche modo anche un po' lunghi nel prendere alcune decisioni rispetto a quello che diceva il ragioniere Pacetta, visto che lui aveva in qualche modo consigliato, ma noi è da un anno che abbiamo chiamato al Ministero, ma aspettavamo una risposta per iscritto, perché non potevamo modificare prima niente finché non avevamo la certezza. Tant'è vero che noi entro un mese dobbiamo andare a rifare tutto quello che hanno fatto le precedenti amministrazioni, nel senso il bilancio 2012 l'avevano ipotizzato, l'hanno trasmesso il 15 di maggio. Anche il Ministero è rimasto sorpreso che un'amministrazione commissariale, prima, 15 giorni prima dell'elezione, mandi una proposta di bilancio. C'erano tutti i tempi di inviarlo. Con quella proposta noi siamo stati costretti ad aspettare l'ok del Ministero, perché il prefetto un mese fa, 20 giorni fa, il sindaco si è dovuto recare con i panni, con le mani tenendosi i pantaloni, perché aveva predisposto lo scioglimento del Consiglio Comunale. Quindi noi non potevamo modificare quei dati finché non avevamo la possibilità di andare a rettificare e modificare quello che è stato il bilancio fatto dalle precedenti amministrazioni, ma io non la prendo con i commissari, perché anche i commissari sono rimasti i tecnici scelti dall'ex amministrazione, perché il dissesto è partito dall'approvazione della giunta comunale approvata a luglio del 2011 dal sindaco Pino Tedesco, ex sindaco, e dall'ex sindaco Antonio Curri. Quindi è inutile che vengano qua e dire che io non voglio il dissesto, noi non lo volevamo il dissesto, che di tasca abbiamo fatto ricorso al TAR affinché non ci sia questa situazione e non c'erano queste problematiche qua. Tutti i cittadini la sappiamo noi dalla mattina alla sera,
le povere persone che vengono non per le bollette di persone di 1000 euro, vengono per 50 euro a dire che non li possono pagare, al di là e loro manco lo sanno se c'è stato l'aumento o no, sanno che non possono pagare la bolletta dell'acqua. Quindi la problematica è questa: noi andremo a ricalcolare la bolletta dell'acqua 2012, considerate quello che è stato pagato, lo consideriamo a conto. Prima non lo potevamo fare, noi è da maggio, da giugno che telefoniamo, abbiamo una corrispondenza che quasi quando siamo andati al ministero ci conoscevano, come ci hanno visto, ma siete di guardavate tanto dalla voce, avevano già preso le nostre sembianze. La vecchia amministrazione non ha telefonato una volta. Che si alza di l'ex sindaco tedesco? Se ha chiamato al ministero, se conosce chi è la Silvini, la Valentino, se è Verdi, se ha chiamato una volta, il comune in dissesto e non si è degnato di chiamare al ministero per affrontare la problematica. Questa è l'autorevolezza del sindaco, questa è l'autorevolezza, perché gestire è giusto e non voglio fare polemica, voglio far capire bene quello che andremo a fare. L'acqua e i cittadini qua ci devono aiutare affinché noi possiamo uscire da questa emergenza, perché siamo in emergenza, perché noi non riusciamo a stento riusciamo a pagare gli stipendi, perché più si crea questa illusione, e io pregherei anche il ragioniere Pacetta, persone matura e di esperienza e che riesce a capire alcune cose, non bisogna creare allarmismi nei cittadini, perché se si creano allarmismi non si paga manco il normale e noi creeremo buchi su buchi nei bilanci. Quindi la situazione, no, io vi pregherei di capire il mio messaggio. L'acqua del 2000, l'acqua del 2012, perché sono state sbagliate le delibere retroattive, quello che è stato pagato si calcola a conto. Andiamo a riformulare la bollettazione sulle tariffe vecchie e a saldo, per chi ha pagato deve ancora pagare e mantenere il saldo. Chi eventualmente ha pagato anche la seconda rata e quando gli arriva la bolletta arriva di meno, gli facciamo il rimborso o comunque si tiene come acconto 2013. Per quanto riguarda la spazzatura, non vi dovete preoccupare, perché quello che avete pagato si tratta sulla base del 2011, quindi avete pagato giusto. Il ruolo suppletivo che è stato preparato dai commissari che il sindaco ancora li cita, dai tecnici, non l'abbiamo inviato noi, abbiamo già immaginavamo e l'abbiamo sospeso, perché altrimenti ancora voi dovete pagare l'altro incremento sul 2012 e l'abbiamo sospeso. Così pure per l'IMU avete pagato sulla base imposta dal Ministero il 7,6, l'aumento al 10,6 che sono stati già preparati i ruoli, non l'abbiamo inviato, anzi abbiamo già deliberato una settimana fa dove sono pubblicate, dove noi proponiamo al Consiglio, e non l'abbiamo pubblicato perché era rispettoso parlare prima con voi, andiamo ad annullare queste delibere. L'unico problema che potrebbe in teoria palesarsi rispetto a quello che diceva il ragioniere, dice voi avete mandato la TARES che riguarda il 2013, ma che doveva essere calcolata sulla base 2012. È vero, formalmente ci potrebbe essere questo, ma noi siamo stati dal Ministero, ma considerato che la TARES è un'imposta 2013, e in ogni caso siamo ormai a fine anno, noi abbiamo rinviato e voi lo sapete che noi la prima rata la dovevamo andare a giugno e non l'abbiamo inviata apposta, perché sapevamo che ci potevano essere delle novità e abbiamo lottato finché, e quindi avete pagato sul 2013. Quindi dire che si poteva pagare sulla base del 2012, se non per un problema formale, nella sostanza non cambia, perché la TARES riguardante il 2013, che annulliamo e dobbiamo, deve garantire i costi, quindi essendo a fine anno si deve pagare per forza, anzi manteniamo quei prezzi. Quindi voi che siete un ragioniere da anni e capite la concretezza, vi pregherei di essere chiari, perché se voi ancora raccogliete firme e dire alla gente è sbagliato perché deve essere sulla base del 2012, noi revocando quelle delibere del 2012, ma dicendo che la TARES riguarda il 2013 e noi potremmo tranquillamente applicare oggi sempre quell'importo, potrebbe crearsi una situazione in cui la gente dice ma è sbagliato, non devo pagare, devo pagare. E voi sapete che in concreto sulla TARES non cambia niente.
nella sostanza. Con l'emendamento approvato giorno 16. Ma sapete che noi abbiamo un'espressione di dissesto e dobbiamo garantire quelli, non li possiamo per il 2013, purtroppo, non li possiamo, li diminuiremo nel 2014 se riusciamo insieme a voi a trovare una soluzione per le due cose. La no, noi ce la metteremo tutti perché andiamo sul recupero delle evasioni tributarie, quindi anche gli stacchi dell'acqua, a recuperare le superfici tassabili, come diceva. Ci stiamo ponendo un problema per le zone, io parlo di affrancazioni, usi civici, dove ci potrebbe essere un incasso, e io come assessorato al bilancio insieme a tutta l'amministrazione ci stiamo già attivando, noi vogliamo coinvolgere che ci sono cittadini del comune di Guardavalle che conoscono queste problematiche forse più di noi in quanto l'hanno vissuto, perché parlare di censi, di canoni, di affrancazione, uno che ha vissuto 50-60 anni li conosce forse meglio di noi, perché noi dobbiamo andare su lì per studiarli, perché non tutti sanno cosa significa affrancazione, usi civici. E riguardo il problema di Elce, di campagne che voi nemmeno immaginate quanto ce ne sono nel territorio di Guardavalle, e uno si accorge quando va dal notaio, si pone il problema, dice ma c'è un canone, un censo, il canone, e quindi bisogna affrancare, è un problema. Quindi noi stiamo andando a sviscerare tutte queste problematiche senza andare a creare allarmismi. Noi qua stasera, vi ribadiamo, noi andiamo a rimodulare l'acqua e l'abbiamo già deliberato con giunta, andiamo nel consiglio comunale, annulliamo il 2012 e vi rimanderemo le bollette chiedendovi scusa, verremo anche se necessario in alcune zone, anche casa per casa, a spiegarlo, perché noi ci assumiamo queste responsabilità, perché siamo l'amministrazione, la gente non sa se le deliberati, però voi lo dovete sapere che noi abbiamo fatto di tutto per ritoccare, per mettere e tenere sotto controllo quella che è la gestione del comune, e lo dovete sapere. Quindi noi chiediamo la vostra collaborazione affinché non ci sia un allarmismo, sapendo che noi andiamo a rimodulare l'acqua del 2012, l'IMU, quella che avete pagato è giusto perché l'incremento sul 2012 non l'abbiamo inviato e c'è il ruolo, la TARSU è giusta quello che del 2013, perché il 2012 l'aumento che ancora dovete pagare non lo mandiamo, e questo il ragioniere lo sa, ci comporta una riduzione nei bilanci di 500.000 euro che noi dobbiamo andare purtroppo a sistemare in questa fase, perché qualcuno ha deciso che solo il comune di Guardavalle ha fatto il dissesto spontaneamente, perché tutti gli altri comuni d'Italia l'ha fatto perché è stata la Corte dei Conti che gliel'ha imposto. Quindi qua non voglio fare politica, non serve fare politica, non serve fare campagna elettorale, noi siamo un'amministrazione che vogliamo governare per 5 anni insieme a voi. Quindi la prossima riunione a breve sarà sulla raccolta sull'RSU, perché insieme a voi poi dobbiamo capire se il comune di Guardavalle è maturo per fare il porta a porta o la raccolta differenziata, o ancora dobbiamo stare alle differenziate, e lo dobbiamo stabilire insieme a voi, perché stabilire alcune cose significa che ognuno dobbiamo rinunciare poi a qualcos'altro. Quindi il messaggio di questa sera non doveva essere né politico, non prendersela con nessuno, era soltanto quello di farvi capire la situazione reale dei tributi, sapendo che per questo anno l'acqua la andiamo a rimodulare, la spazzatura che avete pagato è giusta perché in ogni caso la andiamo ad approvare eventualmente una delibera ora, e dobbiamo per forza garantire quelle coperture, quindi il costo sarà uguale. Quindi senza andare a parlare che la base del 2012, l'IMU l'avete pagata giusta perché l'imposta dallo Stato, l'aumento non ve l'abbiamo inviato, sapendo l'impegno di questa amministrazione che dal 2014, al di là se rimane il dissesto, ci impegneremo a ridurre le tasse perché ridurremo i costi, e lo dobbiamo fare insieme a voi con il vostro aiuto e con la pratica o comunque la partecipazione della vita del comune, al di là di quello che dice Toto Burri, che non viene, perché Toto Burri tutti i giorni parliamo con il consigliere Toto Burri. Poi se lui vuole fare ancora che gli sembra che siamo in campagna elettorale, dimenticate l'opposizione, lavorate per far crescere questo paese e crescete pure voi come opposizione per 5 anni, se ne parlerà fra 5 anni, quindi lavorate per il paese, lavorate per il paese significa lavorate pure per voi come partito, e quindi non diciamo ancora bugie, non siamo più in campagna elettorale, quindi questo è il messaggio, insieme a voi dobbiamo andare a risolvere i problemi che ha creato questo dissesto, al di là ormai ce lo troviamo, non ha importanza arrivato a questo punto chi l'ha fatto, ci troviamo questo dissesto, insieme a voi lo dobbiamo risolvere. Grazie. Da uomo dello spettacolo
non rivolgo le spalle. E mi sento in causa quando parlano appunto di rifiuti. Se andate a vedere la mia macchina fuori, è piena proprio di rifiuti, andate a vedere, è piena di plastica, andate a vedere. È un cassonetto. E infatti, è un cassonetto che mi manca. È un bando. Ebbene, io penso che si esce da questi problemi solo con uno spirito di collaborazione. Lo spirito di collaborazione lo possiamo vedere anche nelle iniziative che proponiamo noi volontari, ma c'è sempre anche la collaborazione dell'amministrazione comunale, se è ben chiaro, perché in queste manifestazioni che stiamo facendo l'assessore all'ambiente, come tutta l'amministrazione, appunto ci sta dando una bella mano d'aiuto. Quindi si esce da questo e si riducono i costi partecipando a queste iniziative. Se noi in un solo giorno e mezzo abbiamo raccolto 7 tonnellate e mezzo di carta e solo 125 persone hanno portato 7 tonnellate e mezzo di carta, siamo 4.000 abitanti, quanta carta possiamo recuperare in 365 giorni? Se in un giorno e mezzo, l'altro fine settimana, abbiamo raccolto 2 tonnellate e mezzo di abiti, quanti abiti si possono raccogliere appunto durante l'anno? E questo non è solo una spesa che il comune non ha più, e quindi in poche parole, facendo il calcolo, sono già 1.000 euro che il comune ha risparmiato. Se questi rifiuti andavano in discarica, noi dovevamo pagare 1.000 euro. Invece con queste iniziative non l'abbiamo pagato, perché questo materiale va ad essere riciclato. E quindi voglio fare un pochettino di pubblicità per la prossima iniziativa che faremo il 26 e 27 ottobre, che l'abbiamo chiamata weekend a caccia di rifiuti, dove raccoglieremo in un'unica occasione, in un'unica busta, anche senza uscire pazzi, possiamo raccogliere il vetro, la plastica, l'alluminio e l'acciaio. Quindi ecco, l'invito è questo, perché già se noi andiamo a svuotare queste campane di vetro che sono piene, lo faremo, anche a costo nostro lo faremo, andremo con la collaborazione dell'amministrazione comunale, già riempiamo un container di vetro, lo riempiamo. Volevo dire, a proposito di rifiuti, che quando uno dice tutti lì sono andati, è vero che il camion li mette tutti insieme, come faremo il 26 e il 27, noi faremo questo, li mettiamo tutti insieme, voi nella stessa busta potete mettere vetro, acciaio, alluminio, quindi metto la scatoletta del tonno, la lattina della Coca-Cola, la bottiglia di plastica e appunto la busta normale, metto diciamo il vetro, è vero questo, ed è vero anche che il camion li porta tutti insieme, ed è anche vero che li mettono tutti insieme, ma è anche vero che in una discarica come qui ad Alli oppure un'altra discarica poi vengono smistate, perché c'è un rullo così che la spazzatura passa, di sopra c'è una grande calamita, mentre passa si prende tutto il materiale calamitoso, poi manualmente gli operatori tolgono quello che è l'alluminio, quello che è la plastica divisa in grande. Mi sono spiegato? E ci sono dei costi, no, non dei costi, dei guadagni. Perché la carta adesso, una tonnellata di carta è valutata 95 euro, una tonnellata di plastica viaggia sui 170-180 euro, che il comune in poche parole può guadagnare. Quindi non è vero, cioè, il fatto che appunto li vediamo, dice ma io cacchio a fare, sarà corto differenziato, poi quando appunto passa un spazzino e zitta tutti insieme. Si può fare, si può fare. E finisco. Sono d'accordo con dov'è Francesco quando dice che in poche parole è vero che io cittadino mi sento nel mezzo, quindi anche mi piglia l'ansia invece di avere una risposta, anche se c'è, non è che, però io se non accetto più, io non accetto più che in poche parole, se la negligenza di un politico, l'incompetenza di un politico la deve pagare il cittadino. Se io faccio una puntura sbagliata in ospedale e faccio un danno a un paziente, non lo pagano i miei colleghi, lo devo pagare io, e non solo devo pagare io il paziente che gli ho fatto la puntura sbagliata, ma devo pagare anche l'azienda. E quindi io non capisco perché un politico incompetente non debba pagare lui il danno che ha fatto, e lo devo pagare io cittadino che non c'è né da porta e né da niente. Grazie, scusate la mia introduzione.